Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova Paradigmi Lectures. Sono delle lezioni periodiche che la rivista filosofica Paradigmi organizza per dare la voce ai protagonisti della vita culturale italiana e internazionale. Questa sera parleremo del numero 1 2021 di Paradigmi, che dà il titolo anche al nostro incontro, Il valore sociale della pratica artistica. Abbiamo diversi ospiti, ma lascio subito la parola alla direttrice Silvana Borutti che ci racconterà un po' i contenuti della nostra serata. Grazie e buon ascolto. Alessia Soverini, come lei ha detto, noi di Paradigmi, il nostro editore ci ha molto incoraggiato, abbiamo pensato di lanciare questo dialogo. Ma che tipo di dialogo può, proporre una rivista di filosofia? Intanto, che cosa consente la filosofia e che cosa offre? Credo che siamo tutti d'accordo su una considerazione generale che io, esporrei in questo modo. La filosofia è un esercizio di pensiero, un esercizio in cui si offrono ragioni e argomentazioni per pensare meglio. E dato questo carattere della filosofia, data questa vocazione a mettere in campo delle ragioni e a discuterle, ci siamo detti, perché non approfittare di questo carattere e questa vocazione della filosofia per aprire uno spazio di discussione, aggiungo non gridata, sottolineo non gridata, direi uno spazio che mantenga un tono di nobilissima urbanità. Questa espressione è di Hegel, la usa Hegel parlando dei personaggi che conversano nei dialoghi platonici, un modello inarrivabile, ma comunque al fondo della nostra civilizzazione. Dunque ci è venuta l'idea di aprire uno spazio di conversazione pubblica e in questo modo pensiamo che Paradigmi possa contribuire all'idea di una cultura vissuta, direi una cultura agita, una cultura intesa non come possesso, ma semmai come un'azione sociale e relazionale, un'azione che guardi a comunità di pensiero critico, aperto, capace di ricercare, di dubitare e quindi anche di rinnovarsi. La formula delle lezioni è questa che enuncio. C'è una voce di spicco che ha letto i contributi del fascicolo e che ne parla con i curatori e gli autori. Ogni volta scegliamo un fascicolo dedicato a un tema di interesse generale. Un tema che ad esempio metta in dialogo più saperi oppure un tema connesso a nodi problematici dell'attualità. E abbiamo pensato di cominciare nella prima lezione con un tema che è stato trattato nel fascicolo 1-2021, il primo fascicolo di quest'anno, il valore sociale delle pratiche artistiche e la cura del futuro, questa seconda parte del titolo è molto importante. Crediamo che questo sia un tema rilevante. È un momento in cui ci stiamo riappropriando degli spazi reali, della comunicazione in presenza e della partecipazione. E l'arte è un'attività sociale che richiede partecipazione. Ricordo che la prossima lezione si terrà il 16 novembre, sarà dedicata a epigenesi ed evoluzione e a leggere Paradigmi sarà il 16 novembre Telmo Pievani, dialogherà con Massimo Pigliucci e Alessandro Minelli e ci sarà il coordinamento di Barbara Continenza e David Ceccarelli. Ma veniamo alla lezione di oggi. Oggi a leggere Paradigmi è Maurizio Ferraris. Il dialogo è coordinato da Stefano Velotti, dialogo tra gli ospiti perché abbiamo anche l'artista Cesare Pietro Iusti. Stefano Velotti è professore ordinario di estetica a Roma La Sapienza. Mi limito a citare un suo libro perché è molto significativo. Il titolo del saggio è La filosofia e le arti, sentire, pensare, immaginare. Dunque, parla dell'arte come
terreno problematico dell'esperienza umana, in cui naturalmente sono coinvolte percezione, immaginazione, ma anche riflessione, quindi anche l'ambito della filosofia. E do senz'altro la parola a Stefano Velotti. Brutti, la ringrazio innanzitutto per queste parole che insomma mi fanno molto piacere. Ha presentato benissimo lo spirito di questo incontro urbanissimo e non gridato, e ringrazio la casa editrice Il Mulino che ha voluto insomma scegliere questo volume, questo fascicolo per una di queste Paradigmi Lectures. Prima di dire qualcosa su questo numero, al tema sono dedicati in questo fascicolo la parte monografica, 8 articoli, io vorrei dire 2 parole, introdurre brevemente i nostri interlocutori di oggi, anche se appunto, come si dice, non avrebbero bisogno di presentazioni. Maurizio Ferraris, che spero superi i problemi di connessione che forse ancora persistono, ma è uno dei filosofi più noti in Italia, non solo in Italia, autore di una cinquantina di libri, è docente di filosofia teoretica all'Università di Torino, è direttore anche di questo laboratorio di antologia, il Labont, nella stessa università. Molti lo conosceranno come editorialista di Repubblica e anche ottimo conduttore di trasmissioni RAI televisive, in cui si discutono con diversi ospiti temi filosofici a volte molto ostici, ma resi invece accessibili a un pubblico, diciamo, non specialista. Tra i suoi libri più recenti e più noti volevo citare almeno Il manifesto del nuovo realismo, Documentalità, un altro intitolato Mobilitazione totale, che ha a che fare con le nuove modalità, diciamo, in cui lavoriamo oggi, e soprattutto la sua ultima pubblicazione, una summa del suo pensiero, un tomo molto ponderoso che corona decenni di studi e ricerche, appena uscito per La Terza, e che si chiama Documanità, filosofia del mondo nuovo. Cesare Pietro Giusti è un artista che ha una formazione, tra l'altro, originariamente in medicina e in psichiatria, molto noto e attivo sulla scena nazionale e internazionale fin dagli anni 70. Ha partecipato a tutte le più importanti manifestazioni d'arte che ci sono in giro per il mondo, dalla Romana Quadriennale di Roma alla Biennale di Venezia, e poi ha esposto in più continenti. È ancora per un po' di tempo presidente di PalExpo, un compito, diciamo, culturale ma anche organizzativo che lo ha impegnato molto, e direi con grandi risultati. Vorrei ricordare qui soltanto scusate, la grande mostra personale dedicata, appunto una mostra monografica, diciamo, del 2019 al Mambo di Bologna, e anche i libri che ha scritto, tra cui cito solo l'ultimo strettamente legato a questa mostra, Un certo numero di cose, pubblicato da Nero l'anno scorso. Ora, descrivere la sua pratica, le sue pratiche, non è facile, credo che qualcosa emergerà in questa nostra conversazione. Sono pratiche, diciamo, convenzionalmente etichettabili come concettuali, performative, partecipative, ma che spero appunto potremo
approfondire discutendo dei temi trattati da questo volume che sono molto vicini alle sue pubblicazioni, alle sue opere, alle sue attività. Ecco, questo lo citava prima Silvana Borutti, questo volume si intitola appunto Caring for the Future, The Social Value of Artistic Practices, quindi la maggior parte degli articoli sono in inglese, ma ci sono anche articoli in italiano, e il tema messo a fuoco è un tema antico, classico, cioè qual è il valore sociale delle pratiche artistiche in quanto pratiche artistiche. Ci sono, vi vedo. No, bene, noi non ci vediamo, ma l'importante è sentirti, innanzitutto. Sì, speriamo. Ti ho presentato in absenzia, ma brevemente, ricordando appunto le tue innumerevoli attività, i tuoi innumerevoli libri, in particolare Documanità. E ora stavo ricordando alcune attività, diciamo, di Cesare Pietro Iusti, la sua ultima mostra del 2019 al Mambo di Bologna, ma dicevo che il tema di questo fascicolo di paradigmi è un tema, insomma, frequentato molte volte, cioè ci si interroga sul valore sociale delle pratiche artistiche, dicevo, in quanto pratiche artistiche, naturalmente questo già pone un problema, perché quali sono le pratiche artistiche? E tra l'altro questo numero ha avuto una lunga gestazione, Silvana Borutti lo sa ed ha pazientato parecchio, perché è cominciato prima dell'esplosione di questa pandemia, in cui sembrava che il mondo dovesse cambiare e poi, diciamo, non pare che sia cambiato molto, ma però suggerito delle riflessioni che soprattutto all'inizio di questa rottura un po' traumatica hanno colpito molti anche nel mondo dell'arte. Ecco, nel titolo compare anche una parola che è diventata un'altra buzzword, un'altra parola d'ordine molto già forse usurata, non lo so, è una parola molto bella, quella di caring, quella di care, di cura, ma temo che come la parola sostenibilità si stia, diciamo, prestando a ogni uso e quindi si stia svuotando. Noi non abbiamo rinunciato però a questa parola, perché appunto pensiamo che sia comunque un pensiero importante quello che esprime e che riguarda naturalmente anche le generazioni future, un tema che Maurizio Ferraris ha affrontato più volte anche nelle sue discussioni televisive a cui accennavo prima, perché naturalmente non è scontato che noi riusciremmo a pensare a noi stessi pensando a un futuro totalmente diverso, nelle stesse maniere in cui ci autorappresentiamo oggi. Ma non anticipo altro, poi ci sarà naturalmente una discussione, lascio senz'altro la parola a Maurizio Ferraris. Voglio ricordare soltanto i nomi degli autori, degli articoli: Cristina Baldacci, Andrea D'Ammando, Giuseppe Di Giacomo, Diego Malcuori, Alessandro Alfieri, Elisabetta Modena, scusate, Andrea Pinotti, Sofia Piantello, Tommaso Moraschi, e poi c'è anche un articolo mio. Maurizio, a te la parola. Allora, innanzitutto grazie della parola che mi viene data, scusate soprattutto per aver fatto attendere così tanto questa parola, che a questo punto sarei costretto, se non altro per il tempo che vi ho fatto perdere, a dire delle cose profonde, radicali, intelligenti, e temo che non vi siano i presupposti per niente di tutto ciò, ma sicuramente farò del mio meglio. Il punto importante e il significato che ha secondo me questo numero di paradigmi è qualcosa che riguarda la trasformazione profonda
che l'estetica ha ricevuto nel corso degli ultimi decenni. Nel senso che quando io facevo l'università e per inciso mi sono laureato in estetica, la convinzione corrente è che l'estetica fosse una disciplina prossima a seguire l'arte nel destino che veniva assegnato, cioè di morire. E quindi sì, c'era un po' il discorso che però era fatto più di auspici che non di realtà della estetizzazione del mondo, cioè si pensava che l'arte potesse avere un valore sociale perché il mondo diventava sempre più estetico. Però quanto questo mondo fosse diventato più estetico nell'età del postmoderno è tutto da vedere, nel senso che in fondo uno dice, l'immagine diventa molto importante nel postmoderno, però resta che se uno pensava ai potenti pre-postmoderni, tipo al Kaiser con il chiodo sulla testa, piume, pennacchi, eccetera, eccetera, se non è estetizzato questo, ci si chiede che cosa sia estetizzato, in che senso noi postmoderni, tutto sommato in grisaglia, al massimo con degli occhiali con la montatura rossa, saremmo più estetizzati di questi qua. Insomma, era qualcosa che non si dava. Adesso invece appare evidente che l'estetica diventa uno strumento potente per entrare all'interno della realtà sociale, e questo per direi principalmente tre motivi. Il primo motivo è il fatto che l'umano in generale non interessa più alle piattaforme in quanto produttore, che sono oramai il nostro grande interlocutore, in quanto produttore di lavori precisi e insomma come l'uomo nudo che stava nelle 50 lire italiane di un tempo. C'era questo signore che rappresentava un po' grottescamente il lavoro, poi poteva porgere le terga alla nazione principalmente perché era una figura mitologica, era Efesto che dava delle martellate, e quel lavoro era quella cosa lì, e noi eravamo interessanti per la società in quanto svolgevamo dei lavori più o meno simili a dare quelle martellate, cioè come pezzi di una macchina. Invece la trasformazione che ha avuto luogo è il fatto che attualmente noi siamo interessanti per le piattaforme come esseri umani in quanto portatori di stranezze. Ora, notate, le piattaforme non sono delle benefattrici, sono delle persone che sono interessate alla nostra anima, ma alla nostra anima per poi venderla, rivenderla, utilizzare i dati e le molteplicità dei comportamenti umani. Allora, questo significa che già l'estetica diventa, come ciò che si collega precipuamente alla forma di vita umana, soltanto gli esseri umani sono tipicamente legati a comportamenti estetici. Si sa, si fanno degli studi sull'estetica degli animali, ma sostanzialmente fare degli artefatti e pensare qualcosa come l'estetica è solo tipicamente umano, diventa qualcosa di estremamente importante, di estremamente vantaggioso per la piattaforma, perché le varietà di comportamenti degli umani diventano una ricchezza. Il secondo motivo per cui l'estetica diventa importante in questo momento è la centralità del valore. In che senso? Nel senso che noi, in quanto utenti, siamo continuamente chiamati ad esprimere delle valutazioni, valutazioni sui servizi, valutazioni sulle pubblicità, valutazioni su
anche valutando con, non tanto con i nostri piedi, come si diceva una volta, del votare con i piedi, cioè starsene a casa, ma votiamo con le nostre dita, cioè tutte le manipolazioni che noi facciamo sopra ai vari display con cui siamo connessi al web sono essenzialmente una produzione di valore. Mi piace, non mi piace, hai gradito, non hai gradito. E si genera la situazione per cui qualcosa che un tempo era diventato esclusivo del mondo dell'arte, cioè il fatto che ci sia una comunità che esprime il proprio apprezzamento attraverso l'espressione del proprio apprezzamento genera il valore, adesso è diventata la pratica di produzione di valore più comune nel mondo delle piattaforme. C'è poi un terzo punto per cui l'estetica acquisisce un'importanza sociale di particolare rilevanza, ed è questo. Noi siamo sempre meno produttori di beni, questo perché l'automazione produce molto al nostro posto. Se cerchiamo di riflettere quale tipo di esperienza si sta riproducendo adesso, bene, è un'esperienza che si riallaccia allo shock che era successo ai pittori nell'Ottocento. Era arrivata un'automazione che gli ha portato via la parte più ovvia del loro lavoro, cioè la riproduzione della realtà circostante, facce, paesaggi, città. E si deve concludere che con questo sono scomparsi i pittori? No, i pittori hanno trovato altre maniere per rendersi rilevanti. Ecco, e per inciso sono scomparsi i fotografi invece, questo è interessante, cioè non è il fotografo che ha cacciato il pittore, ma il pittore è sopravvissuto, l'artista è sopravvissuto e invece appunto il tecnico è scomparso. Ecco, questo mi sembra indicare qualcosa che si ricollega con le possibilità che l'estetica può sviluppare nel presente molto di più di quanto non avvenisse prima, proprio perché sottratti a degli obblighi produttivi diventiamo molto interessanti come consumatori e come manifestatori di valore. E una cosa di questo genere, noi sappiamo come adesso ci siano dei processi di automazione per cui puoi fare un algoritmo che permette di riprodurre esattamente un Rembrandt. Non un Rembrandt che esiste già, perché quello basta una macchina fotografica, ma un Rembrandt fatto alla maniera di Rembrandt che non esisteva prima. Cioè un algoritmo che fa esattamente quello che faceva un falsario di un tempo, un bravo falsario. Ora, non mi stupisce minimamente che ci possa essere un algoritmo che fa un Rembrandt, oppure, come è avvenuto recentemente a Bonn, che fa la decima sinfonia di Beethoven, cioè prende degli appunti di Beethoven lasciati incompiuti, genera questa decima sinfonia, eccetera. Quello che mi stupirebbe sarebbe un algoritmo che andasse a Bonn a sentire la decima sinfonia di Beethoven, oppure che andasse in un museo a vedere questo Rembrandt, perché comunque il momento della fruizione dell'apprezzamento resta il momento umano ed estetico. Quindi in un mondo che sì, io direi, finalmente si è estetizzato, nel senso che nel bene e nel male è diventato un po' come quel mondo che veniva sognato da Schiller nelle lettere sull'educazione estetica: l'uomo è veramente uomo quando gioca.
Pensate a quanto la gamification stia diventando importante per la raccolta di dati, la raccolta di valori, eccetera. In tutto questo io non vedo niente di male, solo che appunto fra tutti i valori che noi produciamo bisognerà anche che ci si renda conto e si faccia vedere agli occhi delle piattaforme il fatto che senza umani tutto questo valore non si darebbe. Però per quanto riguarda le circostanze, diciamo così, di contorno, mi sembra che quello che tutto sommato per mancanza di apparati tecnici adeguati il postmoderno aveva pensato come proprio della sua epoca si stia realizzando adesso in un contesto diverso, ossia appunto il contesto in cui assistiamo a un uso dell'umano che non è più quello dell'Homo Faber, ma di un altro tipo, grosso modo quello di produttore di valore. E dentro a questo ovviamente l'estetica ha enormemente a che fare. Ecco, queste riflessioni fanno sorgere molte domande e è indubbio che Maurizio Ferraris ha messo in luce attraverso appunto anni di ricerche, di esplorazioni, di riflessioni che sono partite, come ricordava, durante gli anni di laurea in cui sembrava che appunto l'estetica si dovesse occupare o di arte oppure dell'estetizzazione del mondo, e che invece riguarda questioni molto più strettamente legate alle nostre forme di vita e a questa rivoluzione o non rivoluzione, ma insomma enorme cambiamento che la nostra vita ha subito negli ultimi decenni e sta ancora verificandosi, in cui Maurizio Ferraris vede soprattutto una opportunità e naturalmente ne vede anche dei rischi, ma un'opportunità. Mi colpiscono tante cose, però voglio prima sentire naturalmente Cesare Pietro Iusti. Innanzitutto, diciamo, i bisogni espressi dalle piattaforme nei nostri confronti e anche la necessità di esistere noi come esseri umani in quanto innanzitutto consumatori. Naturalmente concepire l'essere umano come consumatore si tirerebbe dietro molte critiche, ma mi viene in mente il titolo di un filosofo francese che si chiamava Lo spettatore emancipato, di Rancière. Parlava dello spettatore emancipato. Mi chiedo se c'è la possibilità di un consumatore emancipato. E poi la questione anche del valore, naturalmente, che ha così a cui ha accennato Maurizio Ferraris. Sul valore anche bisogna intendersi. Da un lato c'è l'espressione delle nostre preferenze che diventano appunto documenti e come documenti hanno un valore economico. Non so se sono senz'altro queste preferenze assimilabili a quello che siamo abituati o eravamo abituati a chiamare un valore estetico. Però questo è così un modo di ragionare tra me e me a voce alta, e provo a passare la parola a Cesare Pietro Iusti e poi spero che ritorneremo insomma su questi temi. Prego. Mi passi una palla in una zona del campo molto difficile da raggiungere, farò una corsa un po' spericolata per andarla a acchiappare. È molto bello quello che ha detto Ferraris, mi sembra molto interessante e mi fa venire in mente varie cose. Dunque, la questione del produttore in fondo inconsapevole di valore, che è il consumatore attuale, diciamo, del web, non può non farmi venire in mente, suppongo non solo a me, insomma anche altri che hanno detto queste cose, alla produzione di valore comunque dell'operaio tradizionale, no?
e all'idea che il meccanismo di produzione generava, grazie a quel lavoro, un extra valore, no? Un plus valore, e che era legato, nella teoria di Marx, adesso vado molto per sommi capi, chiaramente, anche perché le mie competenze si fermano lì, ai sommi capi, un po' alla mancanza di consapevolezza, no? L'idea che la coscienza della classe fosse necessaria per poter riconfigurare e ridisegnare la distribuzione di valori. Allora, io penso che questo problema non è scomparso, è più o meno lo stesso, cioè che la consapevolezza critica della propria posizione, della propria funzione nel sistema di produzione sia legato ad una possibilità di riconfigurare, di rielaborare, o per usare termini di nuovo di Rancière, di ridistribuire il valore. E vediamo, insomma, Ferraris e Stefano, voi avete già in qualche modo parlato, no? Cioè, visto come l'estetica può essere proprio il terreno nel quale questi valori si espandono, prendono forma, prendono visibilità e diventano chiaramente consumabili, no? In un circuito appunto di produzione. E certo, l'arte c'entra ovviamente, però dal mio punto di vista, ecco, ovviamente non si può limitare, sarebbe ingenuo, ma credo sia abbastanza ovvio quello che dico, limitare l'operazione artistica ad un'operazione di estetica da un punto di vista formale, cioè della estetica, per esempio, della visibilità, del visivo. E invece credo che la posizione dell'artista, proprio probabilmente dalla prima crisi della pittura, dovuta all'introduzione della fotografia, o giù di lì, e quindi dalle avanguardie, dalle prime avanguardie, la posizione dell'artista sia quella della piuttosto messa in discussione dei linguaggi che si usano e non della loro valorizzazione attraverso gli strumenti stessi del linguaggio. Quindi di una critica all'estetica, casomai, di una, diciamo, ingresso dentro, no? Di una esplorazione dentro i meccanismi dell'estetica piuttosto che di una sua celebrazione. E secondo me, ripeto, siamo ancora lì. Cioè, io mi sento un artista, diciamo, umilmente, ovviamente, in questa tradizione, in questa linea. E quindi, che cosa voglio dire? Voglio dire che, secondo me, ancora una volta, è necessario lavorare sui linguaggi, lavorare sulle modalità di uso dei linguaggi, lavorare certamente anche sulla modalità, sulle potenzialità della nostra sensibilità, che sono inevitabilmente e necessariamente ingabbiati, no? All'interno di regole sintattiche, di regole di lessico, di vocabolario, eccetera, che sono, e anche all'interno di abitudini, di attitudini che sono quelle della vita quotidiana. Penso, per esempio, al mangiare, no? E alle possibilità alle potenzialità che tutti noi conosciamo di espansione o di consapevolezza profonda di quel livello di, diciamo, appunto, di sensibilità. E sono convinto che, diciamo, l'artista che fa, inventa, che cosa fa, può fare? Può inventare dei giochi per offrire agli altri, per fare mostra del fatto che le potenzialità linguistiche e le potenzialità sensibili vanno molto al di là di quelle che normalmente ci sono date nelle piattaforme o nei ristoranti, e attraverso questi giochi dare la sensazione, no? Ritorna la parola senso, non a caso, ovviamente, la sensazione o la convinzione che quella potenzialità di ampliamento delle possibilità linguistiche e delle possibilità sensibili appartiene a tutti, non solo agli artisti. Gli artisti sono quelli che per mestiere si prendono l'onore di dire: io posso dimostrare che si può fare. Dopodiché spetterà ovviamente a ciascuno di compiere quella, diciamo, quella
cioè di dare forma, di dare realtà a quella potenzialità. E questo, ecco, stranamente somiglia un po', nella mia testa almeno, insomma, in modo un po' spericolato appunto in quella parte un po' lontana di campo da gioco, somiglia un po' all'idea di coscienza, alla vecchia idea tradizionale della coscienza di classe. Vediamo se posso, diciamo, prefigurare un anello che congiunge, anche non, se non senza attrito, le considerazioni fatte prima da Maurizio Ferraris e quelle svolte adesso da Cesare Pietro Iusti, in cui appunto anche il mangiare può essere, per così dire, aumentato, uso questa parola, ora spiegherò perché, ha una dimensione che potremmo dire meta o comunque di potenziamento sensibile, autoriflessivo e quindi diventare qualcos'altro, non solo rappresentare la soddisfazione di un bisogno, ma caricarsi, insomma, di senso, per l'appunto. Torniamo ai linguaggi e alla questione che il digitale ne sta producendo moltissimi, sta producendo molte possibilità che possono essere fantastiche, illusorie, entusiasmanti o umilianti, dipende, insomma, da come vengono apprestate. C'è un articolo in questo numero di Paradigmi, scritto appunto a sei mani, da Modena, Pinotti e Pirandello, che riguarda la realtà virtuale e la realtà aumentata. Per esempio, ci sono questi occhiali di diverso genere, visori di diverso genere, eccetera, che promettono sia o realizzano sia degli ambienti di realtà virtuale, quindi diciamo un altro mondo che tendenzialmente vorrebbe eliminare ogni cornice, naturalmente non lo può fare perché sappiamo benissimo di avere dei visori, degli occhiali, eccetera, però in effetti tende a un'illusorietà, un'immersione totale, dà una sensazione di presenza, siamo lì, siamo dentro al quadro, per così dire, e soprattutto elimina l'opacità del medium, cioè quando noi tradizionalmente guardiamo di nuovo l'oggetto più ovvio, diciamo un quadro, noi continuamente oscilliamo o insieme vediamo la superficie materiale del quadro e ciò che il quadro, diciamo, rappresenta. Nel caso della realtà virtuale questo non avviene, e la realtà virtuale suscita entusiasmi e repulsioni. Allora, che cosa significa usare questo medium mediatissimo ma apparentemente immediato? E così con la realtà aumentata, non è appunto un aumento della sensibilità e del senso, ma una irruzione di un mondo virtuale dentro un mondo reale, oppure un'ospitalità da parte del mondo reale di pezzi di informazioni virtuali. Ecco, non so se Maurizio vuole riprendere il discorso da queste suggestioni, anche in riferimento appunto a questa nuova immagine di umanità che si profila e di cui abbiamo bisogno di comprendere i lineamenti. Sì, se possibile vorrei intervenire, anche perché benché voi potrete, immagino, andare oltre le 8 se lo desiderate, invece me mi chiudono dentro l'università alle 8 e quindi un minuto prima delle 8 devo andarmene, quindi devo, come dire, concentrare la mia potenza di fuoco, per usare un termine un po' inadeguato, in questi minuti.
Comunque ne approfitto un po' per chiarire, un po' per riprendere, un po' per interagire con le cose che sono state dette sia da Stefano sia da Cesare. Cioè, primo, prendo proprio l'ultimo punto, la realtà aumentata. Questa storia della realtà aumentata noi ce la sentiamo dire, o la realtà virtuale, lo schermo, eccetera, ce la sentiamo offrire da tantissimo tempo e poi sostanzialmente non funziona. Questo secondo me è abbastanza interessante, che quelle specie di visori lì li vendono, li offrono tutte le volte e nessuno li piglia mai. Allora uno si chiede perché continui ad offrire all'umanità delle cose che l'umanità non vuole, esattamente come gli assistenti vocali che non vogliono, perché se mi sono preso un telefono è per l'appunto per non dover parlare, invece quell'altro che quel rullo ti chiede cosa posso fare per te. E perché stanno cercando le piattaforme di appunto prosciugare quanti più aspetti di vita, per esempio come si muovono gli occhi, cioè non sei tu che ti trovi nel castello delle fiabe, sono i tuoi occhi che si stanno muovendo e che però i suoi movimenti sono registrati da quell'apparecchio e poi vengono usati per le cose più varie. Per inciso, dallo schermo a cui sto parlando in questo momento, che si sposta in ragione dello spostamento, del mio spostamento. Quindi è uno schermo che imita gli occhi umani. Come ha fatto ad imitare gli occhi umani? Beh, banalmente, perché ha visto come si comportano gli occhi umani. E così i vari assistenti vocali sono quelli che registrano come le persone parlano, per esempio dissimilando le varie specialità dialettali per poter funzionare anche con ogni forma di linguaggio e con una cura della diversità che è dell'impressionante, nel senso tutta venale, ben inteso, tutta venale. Io ho visto che nel menu di Word c'è anche l'alsaziano. Ora, l'alsaziano è una forma di dialetto alamanno che adesso sarà parlato da 20.000 persone a dir tanto. Però queste qua non devono essere buttate via, queste 20.000 persone, perché anche loro possono produrre valore. Se ci fate caso, venendo alla realtà virtuale, quello che sta offrendo adesso Zuckerberg con la sua nuova piattaforma Metaverse sarebbe una specie di immersione nel virtuale che non ti obbliga a metterti la maschera o a fare cose di questo genere, anche perché poi dopo un po' è stucchevole averci questa roba. Io non so quanti di noi ce l'hanno in casa, vedo che tutti voi avete in casa dei libri, faccio notare che questo è una forma di consumo, esattamente come il mangiare la pizza, molto più sofisticato, e infatti è da incrementare il consumo di quel tipo, ma è pur sempre consumo, cioè risponde ai bisogni che hanno gli umani e non hanno, per esempio, le macchine. Sicuramente una macchina potrà leggere 1 milione di libri al secondo, però lo farà soltanto perché le è stato prescritto di farlo, mentre un umano desidererà leggere un libro oppure desidererà avere oggetti di solenne design. Vedo per esempio una pregevole lampada di Umberto Riva alle spalle di Silvana, e quindi uno riconosce queste cose perché appunto non è l'ultimo oggetto, ma invece è una cosa pregiata. Perché? Perché la cultura ti permette di sofisticare la cosa. Questa è soltanto una precisazione rispetto a quello che intendevo come consumo, cioè il fatto che consumo va inteso come in fondo la funzione più alta dell'umano, così come la più bassa. E in fondo il nostro lavoro sarebbe di trasformare il basso in alto, riconoscendo che tutta la nostra mobilitazione su web produce valore e adoperando questo valore per accrescere l'educazione nostra e degli altri. Cesare notava giustamente
che l'arte conserva un valore critico e sono convinto che l'arte, infatti non stavo dicendo che diventiamo in questo mondo diventiamo tutti artisti, dico che siamo tutti spettatori, questo sì, nel senso che e siamo spettatori senza che dobbiamo pagare il biglietto, perché il nostro occhio ha un valore, cosa che invece un tempo non l'aveva, nel senso che sì, aveva valore se andavi lì al cinema per pagare il biglietto. Adesso non paghi il biglietto, ma ha valore anche di più perché conosci delle cose rispetto agli esseri umani. Il grosso problema, diceva giustamente Cesare, sono assolutamente d'accordo con lui, è quello della presa di coscienza, ossia della presa di coscienza da parte di tutti coloro che usano le piattaforme dell'enorme valore che producono e di cui spesso non sono consapevoli. Però appunto questo è ancora un altro elemento. Secondo me il grande apporto su cui dobbiamo lavorare, non sto dicendo se mettiamo la cosa soltanto nelle mani delle piattaforme, loro ti diranno che è uno scambio equo, tu dai dati gratis, ricevi dati gratis, da loro non verrà mai niente, però dall'umanità e da un'umanità critica e riflessiva può venire moltissimo. In una situazione in cui è vero che siamo simili all'operaio di un tempo, solo che non siamo in miniera, non fatichiamo, non ci viene chiesto sforzo fisico, anzi ci viene offerto dell'intrattenimento, quindi dobbiamo valutare e capire questo punto. Forse Cesare vuoi aggiungere qualcosa, ti vuoi inserire per i pochi minuti prima che chiudano Maurizio dentro l'università, anche se sarebbe un'interessante performance se la, diciamo, vivi in un certo modo, ma non vogliamo costringerti a questo. Cesare. Naturalmente, essendo un artista, parlo anche a volte dei miei lavori. Adesso non sapevo esattamente come sarebbe andata questa discussione, quindi ma non è necessario neanche far vedere le immagini, che magari ne avevo preparate altre, ma mi è venuto in mente, rispetto a queste parole che ha appena detto Maurizio, un lavoro che io ho fatto nel 2007 e poi ripetuto altre volte, ovviamente finanziato da gallerie o musei, ed è un lavoro che si chiama Money Watching, o Guardare Denaro, dipende dal titolo, ovviamente dal luogo dove si svolge. Consiste in una performance che si svolge in genere in un negozio che vende banconote di valuta corrente. Per esempio a Birmingham, quando l'ho fatto nel 2007, vendeva banconote da 10 o da 20 sterline inglesi. Come si acquistava questo bene, diciamo, questo oggetto? Si acquistava grazie al proprio sguardo. Cioè tu entravi nel negozio, guardavi per un certo numero di minuti, che ovviamente era più grande, più alto il numero di minuti per la banconota da 20, un po' meno per quella da 10, e alla fine di questo periodo di minuti, era metà una faccia, metà l'altra faccia della banconota, quindi girata, diciamo, da un inserviente. Se non ti eri mai distratto, quindi se avevi guardato senza interruzione la banconota diventava tua. E questo è appunto... è un po' relativo all'idea che lo sguardo, che normalmente noi consideriamo una cosa che diamo gratis, diciamo così, diventava invece in questo caso la valuta per acquistare una cosa che invece è appunto l'equivalente di ogni valore, cioè il denaro, la banconota. Perché dico questo? Non perché ovviamente credo, anzi proprio perché dimostra il fatto che la proposta dell'artista non è una proposta sociale, non è una proposta direttamente politica. Cioè, non credo che da adesso in poi i negozi venderanno denaro, debbano vendere, non ho mai creduto che i negozi debbano vendere denaro in cambio dello sguardo dell'acquirente. Ma credo però che la funzione dell'artista sia quella di appunto far riflettere, dare degli strumenti per
capire che con quegli elementi lì, che sono alcuni fra gli elementi più, diciamo, stringenti per quanto riguarda il denaro, l'economia, cioè più utilizzati sempre nello stesso modo o più banali per quello che riguarda, per esempio, considerati tali per quello che riguarda il proprio sguardo e come lo diamo via, diciamo, e invece ci si può giocare, ci si può fare altro. Cioè proprio con elementi che sono così dentro delle gabbie, no? Un po' come la sintassi, diciamo, a proposito del linguaggio, ci si può giocare. E in questo senso io credo che appunto il ruolo sociale dell'artista è proprio in questo essere non... No, non dice, dico l'ultima cosa, leggendo alcuni degli articoli di Paradigmi, no? Mi è venuto in mente che c'è questa contrapposizione spesso fra l'arte politica e l'arte invece, come dire, l'arte tradizionale, l'arte semplicemente visiva, non so come dire, l'arte autonoma, ecco, diciamo così. Allora, l'arte autonoma versus arte politica, più che un falso problema, direi che è un problema con due false soluzioni. Cioè, una soluzione è, diciamo, uno dei due poli, cioè soggiacere e non mettere in discussione il linguaggio dell'estetica tradizionale, diciamo così, per esempio l'estetica diciamo romantica, per esempio, e l'altro invece è soggiacere alla qualità del contenuto, cioè al fatto che il contenuto vada verso una giusta causa, no? L'arte politica. E tutte e due, se ci pensiamo, sono due soluzioni, no? Due false soluzioni a uno stesso problema che vanno verso, in fondo, un canone. Cioè vanno verso una definizione prestabilita del valore, appunto. Quindi io vedo l'arte come una messa in discussione, come un utilizzo e un gioco, un utilizzo ludico di quegli strumenti lì, cioè per esempio della politica oppure dell'estetica, e proprio per, come dire, intercettare i flussi che scorrono fra queste due, diciamo, diverse posizioni, no? Sul campo. Intercettare i flussi e non identificare la posizione giusta è, io credo, la temo scelta. Temo che Maurizio, parola. Forse hai ancora qualche secondo prima che ti chiudano dentro, sì, prego. No, sì, perché effettivamente vedo, sembra proprio Radio Varsavia in questo momento, stanno entrando i tank, drammatizziamo la cosa al massimo, però l'esempio del money watching è molto importante perché in quel caso con tutta evidenza c'era un valore anticipatore dell'arte, cioè l'intuizione che stava dentro a quell'esperimento artistico e l'intuizione che poi sta alla base di Metaverse, cioè la valorizzazione dello sguardo, lì almeno ti portavi a casa qualcosa, qui invece la banconota se la tiene quello che ce l'aveva già. Però faccio notare che c'è qualche astuzia artistica anche in coloro che hanno messo su queste piattaforme. Non sono esattamente gli sprovveduti, ma meglio che gli artisti, oltre a pensare queste intuizioni, riescano anche a introdurle più intensamente dentro la società. Però adesso vedete, questa mano la stanno portando via. No, non esattamente, ma scusandomi moltissimo con tutti, non vorrei che si commettesse un altro delitto contro la filosofia dopo quello di Socrate, quindi cerco di uscire. Arrivederci, scusatemi tanto. Oh, grazie Maurizio, spero che sia una promessa di riprendere questa conversazione. Ti lasciamo andare, io non prima però di aver ringraziato tutti, Silvano Borutti, Mulino, e volevo ricordarvi che il prossimo appuntamento è di grande interesse, il 16 novembre,
La Paradigmi Lecture sarà sul tema e il volume Epigenesi ed Evoluzione. Ci sarà Telmo Pievani a dare una ricognizione di questo numero e dialogherà con Massimo Pigliucci e Alessandro Minelli. Allora, grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie a te, Stefano, arrivederci.